re, molte di voi continuano... Continuano? Continuano a tramire... Tramare? A tramare e a tramire contro le forze tedesche. E fanno bene, guardano voi. Ma noi vinceremo! Vinceremo. Ma noi vinceremo lo stesso, perché l'esercito del Terzo Reich è imbattibile! Imbattibile? Merda! Ai, senz'altro! Cosa c'è in quel pacco? Candele! Candele! Sono arrivati gli esplosivi per il farmacista. Ma questo pacco non è per il farmacista, è per il parroco, per Don Nicola. E allora sono candele? Perché non me l'hai detto prima? Ma io gliel'ho detto! Silenzio! Verbot! Nisci! Vediamo. Eh sì, sono candele. Ma hanno un colore strano, biancastre. Si vede che le hanno fatte col seguo autarchico. Si capisce? Anzi, sai che ti dico? Siccome nel corridoio delle camere di sicurezza è buio, ne requisisco uno. Ma... Silenzio, non fare il cretino! Rifai il pacco, dai l'ordino! Actum! Le forze armate tedesche si spalliano grosso. Noi sapremo reprimere ogni attentato che potrà ritardare la sicura e mancabile vittoria del Grand Reich, assicurata dalla volontà del popolo tedesco e dal genio militare del nostro Führer. Aiuta! Hai! Omertà, eh? Los! Voglio sapere chi è stato! Vogliamo sapere chi è stato! Maresciallo! Vieni qui! Vieni qui! Che è successo? Il centro di mio discorso in piazza. Sì. Qualcuno ha fatto un grosso rumore con la bocca. Ma no. Sì. Rumore con la bocca? Con la bocca! Ma chi adesso in questo paese si sono messi a fare il rumore con la bocca? Non no, ma vedete, non capite, maresciallo. È stata fatta una pernacchia. Con la bocca? Io non ho sentito niente. Avete sentito qualche cosa voi altri? No, ma c'è niente. Dite la verità, avete sentito qualche cosa? Ma giuro, maresciallo! Porca miseria, voglio sapere! Ma non avete sentito niente, ma... Nessuno ha sentito niente? Io l'ho sentito bene! Senz'altro! Il signore che mi ha scoperto il wagon, capito? Come faccio a capire il tedesco, signor tenente? Il tenente Kettler dice che se non si trova il colpevole metterà il paese a ferro e fuoco! Un momento, signor tenente, calma, abbia pazienza. Adesso apriremo un'inchiesta, faremo delle indagini. Ci sono qua io, sono maresciallo. Allora, no, che maresciallo sono? Dunque, bisognerebbe stabilire i connotati di queste pernacchie. Come si fa? Sa, ci sono le pernacchie acute, roboante, lunghe, corte, medie. Sa, che ci sono anche le medie alle volte. Adesso vediamo un po'. Lei se... Basilio, vieni qua subito. Fai una pernacchia al tenente. Come mi permettete? Come si permette? Per stabilire i connotati della pernacchia, no? Come si fa? Se vediamo un modello. Allora, fai una pernacchia. Benissimo, benissimo. Sa come questo non osa, si vergogna, ha paura, ecco. Lo autorizzi, scusa. Autorizzo. Avanti, autorizzo. Su, fai la pernacchia. Così? No. Certo, forza, ha ragione. Che è una pernacchia questa? Questa è una fedecchia. Più forte, su. Bisognerebbe... A che punto gliel'hanno fatta, scusi? Al centro delle scorse. Vorrebbe ripetere per ora così si crea l'atmosfera? Senz'altro! Dai. Assicurata del volontà del popolo tedesco e dal genio militare del nostro Führer. Dai! Così? No. Porca miseria, è una cosa difficile, sa. È una cosa difficile. Postino, vieni avanti. Fai una pernacchia al tenente. Ma io non so... Non cominciamo a fare i sabotatori! Non sabotiamo! Per bacco se non ne schiaffa qualcuno dentro! Va bene. Ecco, ripetere per ora, scusi. Al genio militare del nostro Führer. Così? No! Nemmeno così? Signor tenente, lo ricordo benissimo! La faccio io! Lei no! Senz'altro! Senz'altro, un momento, signor tenente, ascolti, guardi un po' se su fai giusto assomiglia a questa. Signor tenente! Sì! Siamo a cavallo! Ecco così! Siamo a cavallo! Individuata la pernacchia, troveremo il colpevole! Basilio, siedi, scrivi, a verbale! Oggi, davanti a noi, maresciallo maggiore dei RRCC, si è presentato il tenente Kessler, il quale... di sua bocca dichiara